Buongiorno a tutti. Oggi, venerdì santo, mentre in tutte le parti del mondo si celebra la passione di nostro Signore Gesù Cristo, crocifisso sul Golgota, il telegiornale 3 della Calabria vuole dedicare due diversi speciali sul mondo della emigrazione calabrese. Oggi e domani Pino Nano e Santi Trimboli ci racconteranno le storie dei tanti emigrati calabresi, le emozioni, le illusioni e perché no, anche le malinconie di tutte queste persone che sono andate via dal loro paese d'origine e ora si trovano in due città diverse, Torino e Milano. Queste sono le città scelte per il nostro viaggio sulla emigrazione calabrese, curate Torino da Pino Nano e Milano da Santi Trimboli. Il nostro viaggio parte proprio dalla città di Torino, città industriale per antonomasia. Cerchiamo di capire insieme come Pino Nano ha scrutato il cuore degli emigrati calabresi che oggi vivono nella vecchia capitale d'Italia, Torino, e cerchiamo di capire insieme come questi ricordano la loro prima volta quando, andando via dalla Calabria, arrivarono nella grande Torino. L'elenco dei calabresi che più contano a Torino si apre con Giampiero Leo. Questo ex ragazzone di Catanzaro, partito da Catanzaro all'età di 20 anni, è diventato oggi qui a Torino uno degli uomini politici più influenti della città. Giampiero Leo è assessore regionale alla cultura, presiede a Montecitorio, sede del Parlamento, la Commissione Nazionale Cultura, coordina per conto della Camera dei Deputati il lavoro di programmazione di tutti gli assessorati regionali d'Italia. Suo padre, lo vedete, ricorda il giorno in cui arrivarono qui a Torino con grande malinconia. Dice: Giampiero una notte scappò di casa e da Torino se ne tornò a Catanzaro. 15 anni dopo, la scelta dell'emigrazione ha dato ragione a questa dolce famiglia calabrese che nei fatti non ha mai smesso di partire. Guido, per esempio, fratello di Giampiero, fa il medico specialista tra il Piemonte ed i paesi africani. Una famiglia modello che oggi riempie le prime pagine dei quotidiani locali. Ma è altrettanto emblematica la storia di questo ricco signore, ingegnere calabrese, Mario Limarzi, amministratore delegato della Ferrero, dopo una lunga esperienza maturata con Carlo De Benedetti alla guida della Olivetti. Ma torneremo a raccontarvi la sua storia personale per via di un sogno che pervade la sua vita. Sesto di sette figli, ci racconta, vorrebbe poter riunire la sua famiglia nel suo piccolo paese di origine, che è Marzi, alle porte di Cosenza. Quanta nostalgia in questi loro ricordi, nei racconti della loro terra di origine. Questo è il primo giorno a Torino di Assunta Fava, una dolcissima fanciulla di Torano che a Torano ha lasciato il cuore, ma a Torino ha trovato un lavoro. Il ricordo più caro è la scuola, gli amici e la famiglia. La famiglia. Sono loro il ricordo più caro. L'elenco dei calabresi che più contano in questa città potrebbe proseguire all'infinito. Vedete, quest'uomo è l'avvocato Antonio Rossomando, penalista di grandissima fama qui a Torino. La sola cosa che lo commuove è il ricordo della sua tropea. Poi però ci chiede di intervistare il suo vecchio amico d'infanzia che vive a Torino come lui e con lui. Lo vediamo, è Carmine Macchione, professore titolare di cattedra alla Facoltà di Medicina dell'Università di Torino, oggi uno dei geriatri più famosi d'Europa. Lui invece è Francesco Bruno, viene da Cerzeto e qui a Torino ha fatto grandi fortune politiche. Pensate, quest'uomo è stato anche sindaco della città di Torino, anche se per 2 mesi soltanto, si schernisce lui, dopo Diego Novelli. Un cuore calabrese, dunque, palpita in questa città ottocentesca, più di quanto nessuno di noi osasse immaginare. Ha un ricordo particolare di quando lei arrivò per la prima volta da queste parti? Sì, il ricordo che più mi è rimasto impresso è stato quello di poter verificare proprio di persona i sacrifici che dovevano fare i nostri connazionali per come dire, sbarcare il lunario, ma erano i tempi in cui si veniva in Piemonte, ma in particolar modo in Valle d'Aosta, per essere impiegati nel lavoro delle costruzioni. Ed erano lavori particolarmente pesanti, non vi erano molti ausili
di macchine come oggi ci sono, quindi era un lavoro da, soprattutto di tipo manuale. Ma quello che più mi ha impressionato e mi è rimasto impresso erano un po' le condizioni di vita di questi lavoratori, di questi nostri compaesani. Ad esempio trovavano luogo per riposare la notte in una stalla dove vi trovavano posto una ventina di persone, una stalla anche piccola, non necessariamente grande. Il primo giorno, il giorno in cui mi sono trasferito, ero con una 500 ed ero in un corso molto lungo e importante di Torino. E a un certo punto mi sono dovuto fermare, non vedevo più niente e sento rumori metallici, dei suoni metallici dietro. Ero finito sulle rotaie del tram, non vedevo nulla e il tramviere è uscito un po' arrabbiato, no, per farmi spostare. E devo dire che da quel momento io ho pensato sempre un po' a Torino con la nebbia. Si fa l'abitudine alla nebbia alla fine? Sì, perché poi ci si abitua a tutto, come si dice, quindi anche alla nebbia. Triste, via da casa mia, dalla mia famiglia, da tutto quello che è la Calabria, dal calore, dall'amore, da tutto. Torino è una città freddina, un pochino freddina, e il primo impatto è brutto. Ora è bello, perché è 20 anni che sono qua a Torino, per cui quindi, mi sono quindi abituata. È in tempo per dire grazie a questa città? Sì, certo. Nel senso che è diventata la sua nuova città di adozione? Sì, ormai è 20 anni che vivo qua, per cui, ma sono sempre calabrese. Il primo giorno è stato il 4 novembre del 47. Il 4 novembre del 47 è stato un caso di venire a Torino, perché io, essendo stato 4 anni su una nave da guerra, il Duca degli Abruzzi, e ho conosciuto il re e i suoi, e allora ho avuto delle cose da portare qui al Conte Calvi di Bergolo e poi mi sono fermato. Non lo dimentico mai, sono sceso dal treno, era le 11 qualcosa di mattino, una grande, tutto buio, che io sono piccolino di statura, ma quel giorno sono diventato ancora più piccolo. C'era la nebbia? No, era il 2 di luglio, era grandinava proprio, una giornata che in quel momento c'era un temporale sulla città. Lei sapeva già dove andare? No. Quindi incominciava una nuova da vita? Sono partito da solo, ho incominciato una nuova vita col mio piccolo bagaglio, pochissimo, piccolino, ho cominciato una vita di lavoro. Sono venuto in autunno, mi ricordo, non ero abituato, era autunno inoltrato, un grandissimo freddo. Era stata un'annata rigidissima e non eravamo nemmeno attrezzati sul modo di vestire. E questi portici, questo camminare svelto, questo senso asciutto anche nel saluto, questa ritrosia anche nei sentimenti. Quindi è stato questo primo impatto che mi ha subito immediatamente colpito. È vero che lei appena arrivò qui chiese subito di essere portato in una strada molto particolare? Io ho chiesto allo studio, che mi ha accolto con generosità e direi e con fiducia, lo studio dell'avvocato Romagnoli, vecchia famiglia piemontese, avevo chiesto subito dove era via Fabbro. Perché questa? Fabbro, perché era la casa e il centro di Piero Gobetti. Torino era anche per me la città di Gobetti. 40 anni a Torino oggi, lei è in grado di dire grazie a questa città? Sì, devo dire sì. È una città che ci ha dato e mi ha dato fiducia, una città in cui, sia pur che nella differenza anche molte volte di quelle che potevano essere i retroterra culturali, ambientali, io devo dire che Torino ha dato una risposta positiva non soltanto professionalmente, ma anche in quello che è il mio retroterra culturale, la mia formazione politico-ideologica. Io venivo da Roma, dove avevo studiato, dove mi ero laureato nel 1959 per iscrivermi alla scuola di specializzazione di cardiologia, allora abbastanza in auge perché c'era il professor Dogliotti, e la mia prima impressione venendo da una città solare quale era Roma, almeno in quegli anni 60, mi trovai in una città elegante, bella, ma decisamente fredda probabilmente, e nebbiosa perché era novembre
e quindi la nebbia è stato il mio primo impatto con questa meravigliosa città che attualmente amo, nella quale, come dice il poeta, la mia patria è or dove si vive, quindi ci vivo e ci vivo bene. Sono arrivato, era una giornata particolarmente cupa, il cielo non si vedeva e io soffrivo di questa impossibilità di vedere il cielo azzurro, abituato alle mie valli della provincia di Cosenza, perché io sono nativo di una zona montagnosa. Tanta neve che si vedevano, si scoprivano soprattutto ogni tanto per le ferite che la poca circolazione che c'era allora lasciava in questi enormi mucchi neri, erano coperti di smog. E ogni tanto c'era, ecco, un'insorgenza di bianco, era la neve. Allora nevicava molto di più a Torino, adesso un po' meno, chissà perché, i tempi cambiano anche in relazione alle condizioni meteorologiche. Non è un bel ricordo, perché ho lasciato Gioia Tauro con molti rimpianti, perché lasciare la Calabria non è facile, ancora tuttora sono legato. Quando sono arrivato a Gioia Tauro, quando sono entrato in via Roma... Quando lei è arrivato a Torino? Quando sono arrivato a Torino, sono in via Roma, ho preso una carrozzella con tutti i paramenti bianchi, mi sembrava di essere chissà dove. Poi la realtà è stata diversa, è stata molto dura. Per 2 anni volevo sempre tornare a Gioia Tauro. 1963, giovanissima studente, sono sceso per ultimo dal treno perché ero intimorito da questa grande stazione di Porta Nuova. È venuto il mio padrino ad accogliermi e ha guardato in tutti i vagoni. Alla fine sono spuntato io in cima, in fondo, non sapevo, emozionato, e avevo gli occhi coperti di lacrime e vedevo velato il volto di questo uomo, che era il mio padrino di Cresima, che mi attendeva a braccia aperte. Questo è stato il modo per cui io ho buttato la mia prima radice morale anche in questa città, decisamente, che mi ha fatto crescere, a cui io devo tanto, anche come in termini professionali, in termini di formazione, in termini di persona operativa. Il fascino di questa città è davvero indiscutibile. La difficoltà maggiore che abbiamo incontrato in città, per la verità, è stata quella di trovare per le strade dei piemontesi puri, torinesi cioè di vecchia generazione, tantissimi invece meridionali che sembrano essere diventati ormai l'anima vera di questa grande metropoli europea. E tra i calabresi che vivono da queste parti sono tanti quelli cresciuti, che si sono affermati e che sono diventati punto di riferimento della vita politica, sociale, economica della vecchia capitale. Questo per esempio è Gianfranco Cammarota, è originario di Paola, è uno dei grandi consulenti di medicina del lavoro in questa che è la capitale dell'industria. Autore di decine di saggi diversi sulla sicurezza nelle fabbriche, sogna il mare della sua città natale. Questo invece è Mimmo Moniaci, è uno dei titolari dell'Istituto Fisicoterapico di Torino e la leggendaria clinica Sacchi, dove, pensate, ai primi del secolo venivano a curarsi i nobili di Francia. Lui è originario di Giungri e qui Mimmo Moniaci ha realizzato un polo sanitario di primissimo livello, frequentato oggi dalla Torino che più conta. Lui invece è il preside Franco Simonetta, originario di Vibo, arrivato a Torino per insegnare tanti anni fa e diventato immediatamente dopo sindaco di Moncalieri, un paese della cintura torinese dove lui era andato ad abitare. Per anni è gli stesso personaggio di spicco della politica piemontese. Ma anche lui è un protagonista di primissimo piano della vita politica di questa città. È Ciriaco Ferro, potentissimo direttore generale della sanità in Piemonte. E il braccio destro è il consulente di fiducia dell'assessore regionale alla sanità D'Ambrosio, titolare di un progetto di ricerca sulla qualità dell'offerta sanitaria e ospedaliera unico in Europa. Lui è originario di Belvedere Marittimo e della sua terra ricorda ancora il trenino che da Belvedere ogni mattina lo portava a Fuscaldo, dove frequentava l'Istituto Tecnico Professionale. Alfio Rapisarda è invece uno dei consulenti di fiducia di Carlo De Benedetti, egli stesso economista, esperto di intermediazioni finanziarie, gestisce in via Pietro Micca, siamo praticamente nel cuore della Torino ottocentesca, uno studio commerciale che oggi gestisce affari con tutto il mondo, financo il Giappone, un fatturato di decine e decine di miliardi ogni anno. È stato lui ad accompagnarci dal più famoso sarto della città, è il sarto che vestiva i Savoia e che oggi veste gli Agnelli. Si chiama Maugeri, è originario di Gioia Tauro e qui a Torino
Tutti lo conoscono non soltanto per la sua arte, quanto invece per il suo accento ancora tutto e prepotentemente calabrese. Giuseppe Gullone è invece il barbiere, dove duchi, baroni e principi della vecchia città, ormai naturalmente decaduti, vanno a farsi la barba ogni mattina. Lui è originario di Bovalino e per tutta la vita racconta: ho sognato da queste parti la mia Locride. Dottore Moniaci, la Calabria che lei oggi ama di più, vivendo qui a Torino, qual è? Beh, probabilmente, anche se sembra uno stereotipo, è quella della bellezza naturale. Io sono stato anche in altri posti, vado spesso in vacanza anche fuori dall'Italia, ma credo che sia uno dei posti più belli del mondo. Il giudizio che oggi la gente che vive questa città dà di questa regione qual è? La Calabria vista, cioè da Torino, qual è? Ma io credo che ci sia un po' così, molte volte un po' di enfatizzazione su tutti i problemi, sia positivi che negativi della Calabria. La Calabria, come tutte le terre più povere di altre terre, ha grandi problemi, spesso vengono molto amplificati, dicevo, sia in positivo che in negativo. I problemi rimangono, ma io credo che la soluzione dei problemi ci sia, sono un positivista nella vita. Senta, nella sua vicenda professionale e personale c'è più nostalgia per il passato, c'è più rabbia per non aver potuto fare quello che lei fa qui in Calabria, o alla fine poi si diventa anche figli naturali di questa città? Ma penso che si diventi. Io l'ho scelta questa città e la amo, quindi credo, perché mi ha dato molte possibilità. Torino è una città splendida su questo. Poi, in un momento in cui siamo nell'Europa, è un po' difficile, anche se si ha un attaccamento viscerale alla terra, non sentirsi poi però della terra che ti ospita. Io ho una moglie che è piacentina, di madre milanese, ho dei figli che vanno alla scuola francese, sono un calabrese di madre siciliana, voglio dire, mi sento un italiano tutto. È chiaro che il mio cuore c'è la mia terra, ma nel mio cuore c'è anche Torino, questo. Quanta Calabria c'è ancora in questa città? Lei che vive in una clinica così importante, dove vede passare tantissima gente, quindi credo che questo sia un osservatorio privilegiato per capire quanta Calabria o quanta meridionalità esiste in questa città. Ce n'è, io credo che ce ne sia, anche se non la vivo, perché spesso quella meno conosciuta è molto silenziosa. I calabresi, ci sono calabresi anche molto importanti a Torino, in genere sono persone discrete. E poi esiste anche l'altro aspetto, l'altra che però devo dire non vivo quotidianamente, ma la presenza c'è e si nota quando, se uno vuole vederla, c'è. E questo è il Palazzo della Sanità Pubblica qui a Torino, è praticamente la sede ufficiale dell'assessorato regionale alla sanità. In questo palazzo c'è un calabrese, uno degli uomini più potenti di Torino, si chiama Ciriaco Ferro ed è il direttore generale della sanità in Piemonte. Dottor Ferro, qual è il ricordo più caro che lei ha della sua terra di origine, che è Belvedere Marittimo? Belvedere Marittimo, Marina di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza, splendida cittadina, a quale io sono particolarmente legato, non soltanto per la mia infanzia, che evidentemente l'ho trascorsa in quel luogo, ma anche per gli affetti che ancora mi legano, la mia famiglia è in... Che è rimasta in Calabria, a differenza della sua scelta. Che è rimasta compatta in Calabria, sì. Io purtroppo ho la possibilità soltanto di ritornarvi nel periodo estivo, fondamentalmente, quindi nel mio periodo di vacanze. Pertanto l'associo, oltre che ai ricordi di infanzia, anche a questi momenti, come dire, di vacanza, quindi sereni, diciamo così. Ha detto una cosa molto particolare, ma anche molto bella. Mi ha detto: io pensavo che la mia avventura con questa città sarebbe durata molto poco, poi in realtà ci sono rimasto 30 anni. Sì, perché sono venuto a Torino in una gita scolastica, l'ultimo anno di istituto tecnico. La gita scolastica era quella di venire a visitare gli stabilimenti Fiat. L'anno successivo, non avendo prospettive di lavoro,
di inserimento in altre attività o anche di proseguire gli studi, perché ricordo che all'epoca, sto parlando del 67, facoltà universitarie in Calabria neanche a parlarne. Pertanto anche in una prospettiva di sviluppo degli studi anche in ambito universitario vi era la scelta per me fondamentale di coniugare attività lavorative, visto che non mi potevo permettere gli studi e quindi di gravare sulla mia famiglia, vi era la necessità di creare anche le condizioni economiche per poter appunto proseguire gli studi. Pertanto l'alternativa era stata, vista che una delle poche città che conoscevo del nord che avevano anche qualche prospettiva di lavoro, è stata quella appunto di abbinare i due momenti, ma in ogni caso la prospettiva era quella di completare il ciclo formativo anche tipo università e poi trovare qualche sbocco in Calabria. Eppure questa città le ha dato, come dire, grandissime soddisfazioni. Sì, anche se associate anche a grandissimi sacrifici, perché credo che come in questa città e in altre nessuno regali nulla. Pertanto credo che, ma ripeto, ma non credo che sia una caratteristica di questa città, ci siamo dovuti, come dire, realizzare con le proprie forze. Vi racconto un'altra cosa: in questi giorni noi abbiamo cercato disperatamente per tutta Torino, come dire, un piemontese puro, finalmente l'abbiamo trovato. Lei è piemontese pure, dalla testa fino ai piedi. Sì, nata a Torino. Quindi vissuta, cresciuta, intere generazioni. Sì. Senta, ma mi dà un giudizio sui calabresi che ha avuto modo di incontrare? Guardi, tutta brava gente, tranne quel signore là che è la Madonna, non l'avessi mai conosciuto. Senta, quando lei sente parlare della Calabria, la prima cosa a cui pensa che cos'è? Cosa penso? Penso alla, non so, tutto quello che succede, mafia, non so, cosa devo pensare? Lei è mai stata in Calabria? No. Le è mai venuta la curiosità di venire a vedere che cosa c'è realmente? Beh sì, mi sarebbe piaciuto, perché no? Le hanno mai creato dei problemi i calabresi che vivono in questo quartiere? Sì, uno, quello là, che si chiama Macri, dunque hai detto tutto, Ciao, beccati questo. Vincenzo Macri, ma quanta locride c'è in questa parte del cuore? Beh, diciamo che il 99% c'è una locride, l'1% è Torino naturalmente, è la mia città adottiva, quindi diciamo che... Eppure qui ha percorso molta strada. Sì, tantissima, praticamente qua io ho studiato, ho lavorato, insomma ho fatto di tutto, mi sono quasi realizzato qui a Torino, certamente devo tanto a Torino. La cosa più difficile forse da capire in questa città e quanto razzismo, se razzismo c'è ancora, esiste nei confronti dei meridionali. Nessuno ne parla, sembra un argomento tabù, anzi tutti sono portati a negare che esista anche una minima forma di razzismo. Eppure ci sono ancora degli artigiani che davanti alla loro casa, alla loro bottega, lasciano, o almeno fino a qualche anno fa, lasciavano ancora un cartello vietato entrare ai meridionali, vero? Sì, è vero. Non si eseguono lavori per i meridionali. Come se i soldi dei meridionali non fossero dei soldi, non fosse denaro corrente. Penso per quello anche una forma personale di razzismo. Capita di vivere sulla propria pelle questa forma, anche se velata, ma di razzismo da parte dei piemontesi puri? Sì, ancora oggi spesso. Andando in giro nei pullman, nei tram, si avverte questa differenza, questa barriera che ci separa gli uni dagli altri? Al di là di poi di quelle che sono le dichiarazioni che si fanno in televisione o sui giornali? Sì, si sentono ancora frasi tipo bastardi, terum. Se posso dire una cosa, oggi ci salvano un pochino gli extracomunitari. Che hanno preso forse il nostro posto. Hanno preso un pochino il nostro posto. Noi questa mattina siamo stati a passeggio per il Balun. Il Balun è il grande mercato popolare di Torino. E abbiamo notato appunto questo fenomeno incredibile, questa massa enorme di immigrati che poi sono diventati la vita di questo enorme quartiere popolare di Torino.
Cioè, un tempo era comandato, se si può dire, o gestito dai meridionali. Oggi sono subentrati loro lì, Porta Palazzo, Balloon e altre zone nei dintorni. Posso chiederti, la condizione vera di molti calabresi continua a rimanere una vita piena di sacrifici in questa città? Insomma, di tanto lavoro? Ma non solo dei calabresi, penso in generale di tutti. Per vivere un pochino bene devi fare dei sacrifici. E questa era la gente comune. Devo dire la verità che trovare dei piemontesi puri in questa città c'è stato anche difficile. Così tanto vissuta questa città da gente che viene ormai non solo da ogni parte del paese ma da ogni parte d'Europa. Ci sono alcune storie emblematiche che sono le classiche storie di immigrazione, se volete anche di emigrazione vincente, che abbiamo raccolto in questi giorni. E ce n'è una in particolare che ci ha molto colpito, è la storia di un grande manager e che da questa sua bellissima città nel cuore di Torino sogna ancora di poter tornare a Marzi. Marzi è un piccolo paese della provincia di Cosenza e sogna di riunire insieme tutti i suoi fratelli, i sei fratelli lasciati un po' per l'Italia, in giro per l'Italia, tutta la sua famiglia, notte di Capodanno del 2000. Noi siamo stati nella sua casa, questa è la sua storia. A Torino i suoi amici più cari lo chiamano il re della Nutella. L'ingegnere Bruno Limarzi vive qui, in questa casa dorata nel cuore della vecchia capitale, ai piedi della Mole. Un pezzo di storia questo palazzo, al numero 9 di via Vanchiglia. Bruno Limarzi nasce a Marzi, liceo a Cosenza, università alla Normale di Pisa, poi la sua prima esperienza di prestigio alla Olivetti di Ivrea e da qui, dopo 15 anni, alla Ferrero di Alba come amministratore delegato della Ferrero Ingegneria. Una vita intera trascorsa nella nebbia piemontese. Ingegnere Limarzi, qual è il ricordo più particolare che ha della sua terra di origine? Direi il mare soprattutto. Il mare e i periodi passati da ragazzo, da adolescente, sulle nostre spiagge. So che lei torna ogni anno a Marzi, ma detto è una droga. Sì. E devo ritornare, torno mediamente una settimana, 10 giorni ogni anno, rivivo nuovamente, probabilmente sarà l'aria, sarà l'ambiente, sarà la tranquillità, ne ho assolutamente bisogno. Qual è l'immagine che oggi della Calabria arriva qui a Torino? Di una fortissima disoccupazione, di una situazione sociale forse non direi degradata ma comunque potenzialmente tale. Ha un ricordo particolare dei suoi anni scolastici trascorsi a Cosenza? Ma direi sì, moltissimi, soprattutto ricordi legati al liceo, ad alcuni miei compagni di liceo che purtroppo non ci sono più. Bene, a quello che riusciamo a combinare in quella scuola. Lei è sesto di 7 figli, una bella famiglia. Riuscite a ritrovarvi almeno una volta all'anno tutti insieme? E purtroppo da quando mio padre e mia madre, da quando è morta mia madre, mio padre è morto prima, non riusciamo più a trovarci tutti insieme, però con molta frequenza, 2 a 2, a 3 riusciamo, sì. Lei però mi ha detto... I legami sono molto forti. Mi ha detto c'è un grande sogno, qual è? Quello di poter, per esempio, fra un anno, in occasione del 2000, metterli tutti insieme da qualche parte. Il problema è dove? Capodanno del 2000. Capodanno del 2000, magari a Marzi. Senta, lei ritiene che il giudizio cattivo che spesso si coglie in questa città è legato e riferito alla Calabria sia ingeneroso o sia giustificato da un certo modo di fare informazione dalla Calabria verso il resto del paese? A mio giudizio è assolutamente ingeneroso, insomma, i problemi di quella terra sono problemi antichi, problemi che andrebbero risolti con più determinazione, più continuità, insomma, i tentativi sono stati tantissimi, va bene, forse con alcuni successi, ora non sono documentatissimo, però non si tratta di giudizi, si tratta di problemi da risolvere. C'è una cosa che la lega particolarmente a questa città?
Ma io direi che ho vissuto in Piemonte in due momenti della mia vita. Un primo momento direi ad Ivrea, e Torino era il luogo dove venivamo alcune volte di domenica, la città da conoscere. E ora sono più di 12-13 anni che vivo a Torino. Direi che io, mia moglie soprattutto, che vive di più in città, ci siamo integrati perfettamente. Direi che forse l'indole del torinese è molto più vicino in termini di riservatezza al calabrese di quanto non si creda. Un calabrese quindi in una città come questa può vivere anche bene? Bene, benissimo direi, integrarsi in modo perfetto, insomma. Bene, arrivederci a Marzi dunque, per il Capodanno del 2000. Prima di salutarci, l'ingegner Bruno Limarzi ci chiede di guardare le sue vecchie foto di famiglia. Forse, dice, riconoscerà i miei familiari. Insomma, il desiderio intimo di ricostruire insieme a noi un pezzo di famiglia e di storia familiare che solo il fascino del bianco e nero delle fotografie del suo matrimonio riescono ancora a dare. Immagini di grande dolcezza sfumata ormai dal tempo che scorre. Beh, non c'è che dire, è davvero affascinante la storia di questo personaggio che oggi ha un figlio che gira per il mondo e forse intimamente sogna che questo figlio possa venire con lui in Calabria quella settimana, quei 10 giorni che lui viene a Marzi per, lui dice, per purificarmi. C'è un'altra storia emblematica che abbiamo raccolto ed è la storia di uno dei più, come dire, più famosi e più conosciuti commercialisti di questa città. È un uomo che è un giovane, un professionista che fino agli anni del liceo ha vissuto a Vibo Valentia e che oggi invece ha uno studio, vi do le dimensioni, così questo vi dà l'idea del personaggio, uno studio di 1200 metri quadrati nel cuore della città, uno studio da dove sono passati i più bei nomi della finanza, non solo piemontese, ma anche della finanza parigina e della finanza berlinese. È un uomo che nel chiuso di questo suo studio dorato, diciamo così, sogna ancora di poter tornare un giorno in